Ciao divette, ciao divetti, benvenuti in un nuovo video con un super ospite, il sommo maestro Il sommo Massimo maestro. Taramasco. Ciao Alicia. Alicia? Allora oggi sono Oggi Alicia. Alicia, Alicia. 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 È già la seconda volta che sbaglia il Ne va, ne nome va. Qua ed è si rischia. stato quasi decoglionato. Esatto. Infatti mi sono Quindi. messo in fase di Sì, protettiva, diciamo, protettiva. per evitare. Allora, Massimo, noi in realtà abitiamo abbastanza vicini, quindi ci siamo visti per fare qualche video insieme. Hai visto che sul mio canale in questo periodo ho messo cose un po' più inerenti Ho alla visto, ho visto. psicologia e tu nel frattempo sei cresciuto tantissimo su Sì, YouTube. Quanti iscritti hai? Sono 165 su un canale e tantissimi. 40.000 su TikTok, se non sbaglio. Io mi ricordo, cioè, quando ti ho conosciuto Sì, avevi ho 2000, 6 quindi 2000, complimenti 2000, veramente. E io ho voluto fare un video con te per affrontare un argomento che mi incuriosisce, sì. a cui non credo perché sono scettica, ma tu hai fatto molti video su questo Sì. argomento e quindi volevo affrontarlo insieme Questo a te. tema. Questo tema, sì, ovvero la legge di attrazione. Intanto spiega a noi ignoranti cos'è la legge di attrazione. Beh, dunque, il tema è un tema ovviamente molto vasto, però detto semplicemente potremmo definirlo una legge di risonanza, cioè come sei dentro. Ciò che hai dentro, diciamo così, la parte esterna che tu vai a sperimentare è un prodotto della tua parte interna. Quindi, se vuoi attrarre l'amore, dovresti l'amore nel senso di una relazione che ti renda felice, devi prima trovare la felicità dentro di te. Cioè, se sei infelice, non potrai mai trovare una persona che possa renderti felice. Quindi, è una legge di risonanza, una meccanica Ma energia. questo si può applicare anche ad altre cose, tipo ai soldi, la Si salute, può qualcosa applicare alla vita del genere. in generale. Diciamo che quello che andiamo a sperimentare in realtà l'universo esterno è un ologramma fondamentalmente, no? Come se ci fosse, sai presente cos'è un ologramma, no? Un ologramma è un'immagine tridimensionale che viene prodotta da una lastra fotografica bidimensionale su cui si proietta una luce laser e produce questa immagine tridimensionale. Questa immagine olografica bidimensionale è la nostra interiorità e l'intenzione che mettiamo è la luce laser che poi proietta la realtà esterna. Quindi non è un supermercato, la legge dell'attrazione che uno pensa positivo, diciamo, se non è positivo dentro non ottieni nulla. Ma per spiegarti, se una persona ha delle paure, tenderà a vivere una realtà in cui queste paure si materializzano e si concretizzano, un po' come nei sogni, no? Quando se una persona te ha delle paure, spesso fa dei sogni dove in qualche modo si materializzano queste paure. E quindi tipo io che attraggo cash, perché secondo te? Beh, attrai cash probabilmente perché non hai paura di non attrarli, ad esempio, cioè hai questa sicurezza, questa tua. Quindi secondo questa legge ognuno può avere quello che vuole. Ognuno può avere quello che vuole se diventa quello che vuole attrarre, diciamo così. Questo è la legge dell'attrazione implica che noi dobbiamo lavorare su noi stessi piuttosto che sull'esterno, cioè l'esterno è una conseguenza, è un sottoprodotto, diciamo così, di quello che Però siamo all'interno. non c'è una forza cosmica oscura che provoca quello, cioè secondo te da cosa è provocato? Da una Beh, forza superiore, è quello che a me no, non state in non una forza piace. superiore, è proprio energia, cioè noi siamo energia, noi ci percepiamo integri, ma in realtà siamo degli atomi che vibrano delle frequenze, no? Queste frequenze si propagano in uno spazio-tempo, poi il concetto di spazio-tempo anche è un concetto della quantistica abbastanza complesso, però, e vanno a, come dire, come un effetto valanga ad attrarre come una calamita tutte le frequenze che hanno la stessa, diciamo, consistenza, la stessa lunghezza d'onda. Però io me la spiego in un altro modo, molto più terra a terra, ovvero che nel momento in cui noi desideriamo qualcosa, automaticamente noi stessi mettiamo in atto dei comportamenti che ce lo fanno Ma avere. se un desiderio profondo, perché ad esempio,
nessuno, ad esempio, a livello logico desidera di essere abbandonato, pure molte persone vengono abbandonate e soffrono quando sono abbandonate. Ma è anche una cosa della vita alla fine. Sì, ma se fosse una cosa della vita, un casuale, diciamo così, può succedere, no? Che capitano delle condizioni, tu non la vivresti come una sofferenza, cioè non avresti l'ossessione. Quando parlavamo prima in un altro video... Sì, tra l'altro andate sul suo canale a vedere i video che abbiamo fatto sul suo. Di ossessioni, no? Una persona che quando si è ossessionata da qualcosa, è lì che dovresti andare a capire perché si è ossessionata, perché di solito quando una persona è ossessionata tira persone che gli amplificano quell'ossessione lì. Okay. Cioè ti innamori di persone che anziché chiudere sto canale ossessivo te l'amplificano. Però ad esempio io proprio essendo ossessionata dai soldi riesco a farli. Sì, sì. Mentre secondo quello che dice dovrebbe essere il contrario. Beh, sei ossessionata non ne fai. Beh, se hai paura di non farli, okay, non ne fai. Okay. Tu l'ossessione attiri situazioni in cui magari devi fare delle cose per avere i soldi, però nel senso che ti portano via magari tanta energia che potresti dedicare ad altre cose, magari farli naturalmente. Per fare un esempio pratico, cioè se tu se una persona ha una paura è facile che si realizzi. Sì, 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 questo è, se tu cammini su una trave a 20 cm da terra è difficile che cadi, se la metti a 50 metri è più facile perché lì subentra la paura, no? E quindi esatto, sì, questo sì. È... E poi c'è un concetto fondamentale che tra alcune persone si può creare un legame particolare che si chiama entanglement, che ho studiato la quantistica, cioè quando si crea una connessione particolare si ha una sorta di comunicazione, per cui non neanche bisogno di parlare, insomma, con quella persona e tu resti proprio in sintonia con questa persona. E tra gli eventi, diciamo, che ti capitano sempre con la stessa persona, delle situazioni della vita, quando magari ti manca qualcosa o hai bisogno di qualcosa, quella persona lì magicamente appare, senza che neanche tu la chiami, quindi una forma di comunicazione. E invece come spieghi quando magari non pensi a una persona per 2 anni, poi ci pensi per caso e questa si presenta? Questa è un'altra cosa interessante che aveva spiegato anche Jung, diciamo, la sincronicità, no? Perché i nostri pensieri in realtà creano gli eventi, quindi... Perché questa è una cosa che mi capita spessissimo, come a tutti, credo. Sì, sì, sono eventi sincronici e proprio legati a questa connessione mente-corpo, cioè la nostra mente crea la realtà e quindi in realtà attraverso questo pensiero tu hai generato, diciamo così, delle frequenze, possiamo chiamarle, che hanno fatto sì che quella persona si manifestasse in quel preciso momento. Però avevi un legame con questa persona, se non... A volte capita anche con persone non particolarmente, però l'ho notato spesso. Succede. Sì. Quindi il messaggio è, se volete attrarre l'amore, imparate a sviluppare l'amore dentro di voi. Ma sempre questo amore, parliamo dei attrarre soldi. Se volete attrarre soldi, sviluppate il distacco dal risultato dei soldi, però. Parliamo del distacco del risultato, quindi il distacco del risultato è che se ti va male tu non soffri, giusto? Sì, il distacco del risultato è praticamente utilizzare un oggetto di desiderio, che possono essere soldi, l'amore, quello che è, non come fine ma come mezzo per migliorare te stessa, quindi, o per fare un percorso tuo personale. Quindi i soldi, in questo caso fare soldi, diciamo così, deve essere uno strumento per, che ne so, migliorare le abilità, per darti la motivazione a fare delle cose. Ho capito. E quindi nel momento in cui tu fai delle cose già ottieni il risultato. Quello che ti dicevo prima io, no? Che quando tu desideri qualcosa così tanto, per forza di cose agisci, è l'azione che comunque ti viene. E trovi sempre degli strumenti diversi. Cioè, non è che se io sogno di vincere al Superenalotto vinco se non compro il biglietto. Eh no, certo. Quindi è ovvio che tu fai un'azione che ti porta poi a ricevere. Sì, e metti sotto monitoraggio quell'azione lì, no? Nel senso che se l'azione non dà risultati non è che ti tagli le vene, ma fai qualcos'altro, no? Fin tanto che... Cioè, basta invertire, diciamo così, l'obiettivo con lo strumento. Quello che noi di solito riteniamo obiettivo deve diventare strumento. Ho capito. Se invece diventa l'obiettivo è assolutamente fare soldi, ma tu poi resti lì così e non sai come farli, entri in stato di sofferenza perché non riesci a ottenerlo, perché hai un attaccamento. Quindi cosa consigli a chi invece, come un po' tutti, ha questi attaccamenti, diciamo, ossessivi che poi portano a...
Come, cioè, perché è facile dire devi essere distaccato dal risultato, ma poi come fai ad esserlo davvero? Ecco, attraverso delle azioni che si possono chiamare atti psicomagici o atti di coraggio che mettono una sorta di antidoto, cioè nel senso che fai qualcosa che va contro alla tua ossessione, cioè, praticamente. Nell'esempio, sei ossessionata dai soldi, non pensi ai soldi e pensi ad agire. Sei ossessionata da una persona, anziché mandargli il messaggio, non glielo mandi. Cioè, okay, fai qualcosa, okay, inizi okay. a mettere, fai un'azione, perché la nostra parte emotiva è riconoscere l'azione, non riconosce tanto il pensiero. Un'azione simbolica è una forma di comunicazione molto potente con la nostra cosa. Quindi c'è un modo per guarire dalle ossessioni, te lo dico da ossessiva, te lo chiedo da ossessiva. Sì, c'è un sì. modo per guarire e dalle tanto, ossessioni. Intanto, diciamo, eliminerei il termine guarire, no? Perché se uno si prescrive già un sintomo, vuol dire che già si mette in condizione di... diciamo che si può migliorare, diciamo così, attraverso delle azioni. Una volta che tu hai raggiunto la consapevolezza che è qualcosa che vuoi toglierti, sì. devi iniziare a fare anche delle piccole azioni che vanno in senso contrario, okay, in modo tale che capito. La tua parte emotiva capisce veramente che stavolta non stai ho scherzando. Capito. Ma non serve parlare. Il problema è che di solito le persone perché vivono, amplificano i loro problemi, perché parlano e non agiscono. Cioè quello che dici, da lunedì mi metto a fare la dieta. Se tu dici da lunedì mi metto a fare la dieta, è perché sai già che non la farai da lunedì la dieta, oppure da lunedì vado in palestra, non ci andrai in ho palestra. Ho capito, devi andare subito. Devi fare delle subito. Azioni e andare subito andare senza dire niente, perché se tu lo dici anche tenete presente un principio esoterico, tutto quello che viene tenuto nascosto lo fortifichiamo, diciamo così, tutto quello che divulghiamo in giro lo depotenziamo, no? E quindi le persone spesso parlano, farò questo, farò quell'altro, per avere poi una scusa, diciamo, per soffrire di più quando non riusciranno capito, a farlo. Sì, sì, chi veramente vuol cambiare qualcosa agisce attraverso delle azioni, senza dire niente a nessuno. Ragione, sì, questo sì, è sì. quello che Bene. Per attrarre le situazioni. E quindi ragazzi, qui abbiamo un maestro, per cui spero di avervi fatto un bel regalo, avervi portato lui che vi dà ottimi consigli. Sì, comunque seguite anche i consigli della Diva, perché da, insomma, dei suggerimenti pratici, pragmatici anche Grazie. Sulla quindi, gestione. Quindi sono nonostante le mie psicopatie sono abbastanza valida come... Secondo me sì, perché le analizzi, no? Le sì, sì, sono molto cioè, analitica. Il vero folle è quello che non sa no, di essere. No, io non sono folle. La folle nel senso, no, diciamo, no, sì, sì, certo, no, tu, però io sono molto... Come diresti tu, iperlogica. Sì, sì, sì. Quindi... iperlogica e analizzi le cose, quindi questo è un buon punto di partenza. Bene, quindi... bene. Allora, ragazzi, continuate a seguirci. Spero vi sia piaciuto questo video, ne faremo qualcun altro, quindi sì. continuate a seguire i video insieme a Massimo e seguite lui sul suo canale. Ciao! Ciao a tutti, ciao, divette.